Per diversi mesi si è parlato della relazione tra l'influencer romana Giulia De Lellis e il rapper Tony F. Se la nuova coppia ha fatto parlare di sé a lungo, sembrerebbe che ora i due potrebbero essersi lasciti. La loro relazione potrebbe essere arrivata al capolinea a causa di alcuni indizi che hanno messo in grande allerta i fan. Scopriamo insieme cos'è successo. Giulia De Lellis e Tony F. in crisi? Tutti gli indizi. Giulia De Lellis e Tony F. sono stati la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi. Ultimamente, però, dopo tanto rumore sembrerebbe che la coppia abbia fatto perdere le loro tracce. Dopo aver ufficializzato la loro relazione con post e storie sui relativi profili Instagram, hanno diminuito la loro visibilità social. Secondo alcuni indizi, la coppia starebbe affrontando un momento di crisi, e il loro amore ne starebbe risentendo. Tony F. era atteso insieme all'influencer romana alla premiere del Gladiatore 2 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Nonostante fosse stato inserito nella lista dei fotografi insieme alla De Lellis, il rapper romano si è presentato all'evento da solo e ha posato davanti ai paparazzi in maniera distaccata e scostante. In molti hanno notato come abbia anche evitato i microfoni dei giornalisti, rifiutandosi di rispondere alle domande sulla sua vita privata. Presentandosi da solo sul red carpet, il cantante ha alimentato non pochi dubbi in merito alla sua relazione. Un altro indizio in merito allo status della loro relazione sarebbe da attribuire alla partecipazione dell'imprenditrice digitale al matrimonio della cugina Alice a Terracina. Anche in quel caso i fan della coppia si aspettavano di vedere Giulia insieme al fidanzato Tony F., ma l'ex volto di Uomini e Donne si è presentata da sola. All'evento ha dedicato diverse storie e post sui social, documentando i momenti più importanti della giornata. Delle foto col fidanzato, però, i fan sentono la mancanza. La coppia è saltata all'attenzione del mondo del gossip durante l'estate 2024. Dopo diversi avvistamenti insieme, come il concerto a Napoli di Joliet e il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i pettegolezzi sul loro conto hanno iniziato a circolare. Dopo averlo accompagnato a diversi concerti, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto con alcuni post e Instagram stories insieme. Da settimane, però, non si hanno più notizie sul loro conto.